L'amore è il servizio concreto che rendiamo gli uni agli altri. L'amore non sono parole, sono opere e servizio. Lo ha sottolineato Papa Francesco sabato 12 marzo durante l'udienza giubilare in piazza San Pietro. Dinanzi a oltre 50.000 fedeli, il pontefice ha riaffermato, soffermandosi sul gesto della lavanda dei piedi, che il servizio è la via che Gesù ci ha indicato per vivere la fede. Esso comporta mettere a disposizione i doni che lo Spirito Santo ci ha elargito perché la comunità possa crescere. Inoltre si esprime nella condivisione dei beni materiali perché nessuno sia nel bisogno. Questo della condivisione e della dedizione a chi è nel bisogno è uno stile di vita che Dio suggerisce anche a molti non cristiani come via di autentica umanità. Se il Signore si è fatto servo, il discepolo del Figlio di Dio non può che seguire la medesima strada per diffondere nel mondo i semi di un amore che non delude. Soprattutto in questo tempo che ci porta alla Pasqua è quanto mai importante fare proprio il comandamento nuovo, amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amato, cioè dando la vita. Da ultimo, non dimentichiamo che lavando i piedi dei discepoli e chiedendo loro di fare altrettanto, Gesù ci ha invitato anche a confessare a vicenda le nostre mancanze e a pregare gli uni per gli altri per saperci perdonare di cuore. Essere misericordiosi come il Padre, ha proseguito Papa Bergoglio, significa seguire Gesù sulla via del servizio. L'amore, la carità è il servizio, aiutare gli altri, servire gli altri. La settimana scorsa ho ricevuto una lettera di una persona che mi diceva che mi ringraziava per l'anno della misericordia e mi chiedeva di pregare per lei perché potesse essere più vicino al Signore. E la vita di questa persona era curare la mamma e il fratello. La mamma a letto, anziana, lucida, ma non si poteva muovere, e il fratello disabile, in sedie a rotelle, e questa persona, la sua vita era servire, aiutare, e questo è amore. Quando tu ti dimentichi di te stesso e pensa agli altri, questo è amore.